Ciao ragazze, sono tornata con un altro video, questo sarà il video dei promossi bozzati. Prima di iniziare volevo ringraziare a tutte davvero perché ho visto che siamo arrivati a 500 iscritti e più. Vi ringrazio tanto, stento addirittura a crederci davvero, per me è un grande traguardo. Non mi aspettavo assolutamente di arrivare a questo punto, insomma, devo essere sincera. E niente, sono felice, magari per tanti di voi saranno pochi, per me sono siete tantissime ed è una grandissima soddisfazione, davvero. Vi ringrazio davvero tanto, ragazze. Vi mando un bacio enorme a tutte voi, anche perché vedo giorno dopo giorno che c'è sempre qualche iscritto in più che si iscrive al mio canale, mi fa davvero tanto piacere. E come i vostri commenti che mi lasciate. Grazie, grazie, grazie. Prima di iniziare, ancora una volta, volevo darvi un'anteprima del prossimo giveaway. Vi ho comprato questa pochette che ho anch'io, dove tengo insomma le cover, che poi mia sorella mi ha sgraffignata e se l'è portata a mare, e ve l'ho comprata perché è davvero capiente, ci va tanta roba, la potete sfruttare anche per quando andate al mare, insomma per metterci la crema, l'olio, cellulare, portafogli, insomma quello che vi pare. Ovviamente non vi faccio vedere i prodotti all'interno. Vi dico i prodotti perché ho provveduto insomma ad acquistare le ultime cose, perché il sondaggio ormai, cioè vedendo i risultati, per me è finito, ha stravinto il viola e l'orecchio come risposta, e quindi ho provveduto a comprare i prodotti, anche perché avevate tempo fino a dopodomani, insomma comunque il viola è stragrande maggioranza, però non ho deluso magari altre ragazze che preferivano l'azzurro, poi capirete. E niente, iniziamo subito. Allora, inizio con i bocciati perché sono davvero pochini. Allora, boccio tutta la vita questo rossetto aspettate che avvicino il bancarello. Ecco, è caduto tutto. Oh, perdonate l'aspetto, continuo a ripeterlo, vi ringrazio che nell'altro video avete detto che stavo bene perché non potete notare il sudore che grondo come una vacca. Ho le goccioline dappertutto, mi dovete credere. Comunque, scusatemi, davvero ho questi capelli che non riesco a tenerli sciolti, è più forte di me, sudo, sudo e sudo. Si schiatta. Allora, boccio questo rossetto della Costa della linea Satin, questo qui che avete visto nel video degli acquisti, ed è il colore 701, questo qua. Non mi piace perché si secca le labbra e mi fa tutte le pellicine. Non mi piace per niente. Il colore da qui si vede tipo un mattone, ma in realtà è un rosso fragola. Aspettate che c'è la luce qua. Non so se si può notare. Comunque è un rosso fragola, vi faccio uno swatch. Purtroppo, ragazze, non mi piace. Ah, è pigmentato, voglio dire, ha una buona scrivenza, però non è per nulla idratante. Secca le labbra tantissimo, anche se ci applicate sopra un gloss, ve le secca, vi fa tutto, praticamente si fa scompare, vi fa tutto il bordo di rosso qua, cioè si solidifica tutto sul bordo qua. Non so se mi sono spiegata, se mi è mai capitato una schifezza del genere, a me sì. Si fa tutto questo sul bordo, si raggruma e poi tengo tutte le labbra piene di pellicine. E le labbra, solitamente prima di applicare un rossetto, le idrato sempre. E purtroppo non mi piace. Non so sinceramente l'inci di questo rossetto, però mi sa che non è tanto buono perché mi fa questo effetto davvero sgradevole. Non so se si può notare. Sta qui, è scritto sull'argento, non si nota, sta tutto scritto qua l'inci. Magari per chi ne capisce più di me l'inci mi poteva dare una mano, però. Allora, iniziamo. Ricinus communis, mentil idrogenated, rosinate, ozocherite, candelilla cera. Paraffina, questi, la paraffina fa schifo per quello che ho capito, e carnagione,
Carnauba, Petrolatum, anche il Petrolatum, l'ha detto Carlita che fa abbastanza schifo. Oh, c'era Alba e altre cose che non saprei neanche pronunciare, perdonatemi se magari non ho pronunciato qualche ingrediente bene. Oh, quindi ragazzi, se, perché capisce, insomma, dici io. Per quello che ho visto dai video di Carlita Dolce, questa paraffina e il petrolatum fanno cagare, quindi all'interno di questo rossetto ci sono e ci credo allora perché mi fa questo effetto bruttissimo. L'ho pagato poco, in verità l'ho pagato 2,50 euro, tengo quasi un capello in bocca. L'ho pagato poco, però non ve lo consiglio assolutamente, fa davvero schifo ed è, ve lo ripeto, evitatelo come la peste, il satin della Costa. 701. Bozzato. Bozzo a malincuore perché mi aspettavo di più da questo prodotto, lo shampoo di Bottega Verde, all'argan e zuccheri d'uva bio per capelli secchi. Sinceramente lo spacciano per uno shampoo rigenerante per capelli secchi, però io quello che ho potuto constatare sui miei capelli che sono abbastanza ardi, me li ha seccati ancora di più quando li ho asciugati, con tutto che ci ho applicato un balsamo, vedevo abbastanza aridi o duri, non mi è piaciuto, cioè tra l'altro rivitalizzante. Sarà che i miei capelli che fanno schifo e non ha avuto nessun effetto, però sinceramente non ho avuto beneficio da questo prodotto e dato che promette un'idratazione del cuoio capelluto, rivitalizza la cute, non ho notato assolutamente questo miglioramento. La cosa assurda è che lo spacciano per uno shampoo per capelli secchi, io non ho notato nient'altro che uno schifo, cioè una cosa schifosa. Non mi è piaciuto, ho dovuto mettere l'olio, anche cioè, sono dovuta partire a mettere l'olio per rigenerare insomma i miei capelli dalla cute che solitamente non si mette perché rischiate di ingrassarla, ma purtroppo purtroppo non mi escono neanche le parole di bocca. Non mi è piaciuto assolutamente. Magari Bottega Verde può fare le creme, può fare il bagno doccia, può fare quello che vuole, ma secondo me gli shampoo non è arte loro, con tutto il cuore e con tutto il rispetto per Bottega Verde. E quindi bozzato. Scusate se mi sono impappinata, però davvero non mi uscivano le parole. Anche perché ci sono rimasta davvero male. Mi aspettavo un prodotto migliore. Non l'ho pagato tantissimo perché questo è una mini taglia dello shampoo. È da 75 ml, però è una mini taglia. Comunque non mi ci sono trovata assolutamente bene. Non lo comprerò, sinceramente. Un'altra cosa che vi consiglio di evitare come la morte è il fluido idratante da giorno della cera di Cupra ed è specifico come base trucco. No, vi devo inquadrare, guardate l'ultimo, specifico come base trucco. Come potete vedere l'ho utilizzata fino a qui, ma devo esservi sincera, è un qualcosa di obbrobrioso. Obbrobrioso. Questa sottospecie di base ha reso oleosa, cioè oleosa, la mia pelle che solitamente è secca da far spavento. Io avevo il viso, come diciamo qui, insevato, proprio insevato. Un effetto lucido, ci ho dovuto applicare un sacco di cipria dopo aver messo il fondotinta. Non mi è piaciuto, sentivo proprio il grasso, cioè proprio l'olio sulla pelle. E non mi piace perché cioè, è specifica come base trucco, però magari può essere specifica per pelli. Per una tipologia di pelle, anche se ho detto una stronzata, perché io che ho la pelle secca e sì, mi può idratare fino a un certo punto, ma non a farmi, cioè a farmi inzevare la pelle, insomma, detto in maniera spiccia. Fa schifo.
Cioè, appunto, non ho altro da dire. Tra l'altro, se non sbaglio, Carlita ha recensito Cera di Cupra come una marca di merda. Io l'ho visto soltanto dopo il video, proprio perché non so che cos'altro ha questa nell'inci che non è buono. Cioè, non sto tanto a vedere l'inci, però devo ammettere che aveva ragione perché come prodotto è davvero pessimo e non lo consiglio assolutamente a nessuno, soprattutto alle ragazze che hanno una pelle grassa. Cioè, secondo me, se vi applicate una cosa del genere, grondate da tutti i pori, cioè è una cosa oscena, veramente oscena, e quindi la bozzo. Poi passiamo ai prodottini. Allora, ho rivalutato in questo periodo l'ho detto i prodottini, sì. Il Glossy Gloss di Elfo, che lo acquistai e rimasi malissimo e delusa dal colore, ma dal prodotto in generale non mi piaceva, era appiccicoso. L'applicatore, che è per questo qui che sta nel Lo bozzo perché è tipo pennellino da smalto, cioè la stessa identica cosa. E sta nel nì proprio perché questo pennellino, spero che lo potete vedere, proprio come uno smalto, non permette una stesura di questo lucidalabbra o dà più che altro una stesura non uniforme. Cioè, per niente voi qui avete il lucidalabbra steso bene, sopra vi è meno colore, proprio perché non si stende bene con questo tipo di applicatore. Il colore non è malvagio, l'ho provato con dei trucchi insomma particolari, con dei colori che riprendono anche il fucsia, stanno bene col fucsia, tipo degli ombretti che stanno bene col fucsia, non mi ricordo. Ah sì, ho fatto un trucco che poi voglio farvi il tutorial perché mi è piaciuto come è uscito, con giallo, fucsia e nero. E ci stava molto bene questo glossy gloss qua. L'ho provato sabato e precedentemente con altri trucchi, però l'ho tolto perché non mi piaceva con il trucco come ci stava. Mi ci sono trovata abbastanza bene, mi è durato tanto. L'unico problema che ho riscontrato è l'applicare il prodotto, cioè è davvero impossibile. Vi faccio vedere, per intenderci, farvi capire. C'è tipo uno swatch, che dallo swatch capirete. Vedete? Aspettate. Vedete, si nota proprio una striscia trasparente sulla mano. Qui c'è tantissimo prodotto concentrato qui, e qui c'è tipo questa strisciata trasparente che, se poi noi vogliamo andare a stendere questo tanto prodotto che notiamo sulla mano, praticamente va via tutto. Cioè, va via tutto, vi ritrovate le labbra rossastre e il prodotto va via. Devo provare con un altro pennellino per vedere come va, perché l'unica pecca di questo coso, perché il colore non è male, cioè ho notato, aspettate, faccio vedere meglio, vedete? Lo porta proprio via, c'è proprio una striscia trasparente e va tutto ai bordi per l'applicatore, che secondo me fare un applicatore di questo tipo con un coso del genere non va bene. Mi piace il colore, mi piace la durata, ma l'applicatore non mi piace. Quindi sta nei nì. L'ho rivalutato anche come colore perché l'avevo bocciato tempo fa quando l'ho acquistato, poi pian piano l'ho rivalutato, è un bel fucsia. Mi aspettavo altro dal sito, forse per questo che l'ho odiato quando mi è arrivato. E poi, come lì, ho anche questo lucidalabbra dell'H&M che l'ho utilizzato, me l'avete visto, però il problema di questo lucidalabbra non è tanto il prodotto, ma il packaging, perché cola il lucidalabbra dal tappo.
Cioè, se adesso, cioè, voi non potete vedere, però io ho tutto il packaging appiccicoso, perché è come se dai bordi colasse il lucidalabbra e mi si è appiccicato tutto il coso. Devo stare sempre, infatti, nella confezione, nella cassettiera dei trucchi ce l'ho dentro un fazzolettino di carta, proprio per evitare che mi sporchi altri trucchi. Non capisco perché, cioè, il lucidalabbra non è male, vi ripeto. Però cola dal tappo, quindi per questo sta nei nì. Sinceramente, non mi è mai capitato con nessun tipo di trucco, anche il più economico di questo mondo. Questo sì, costa 99 centesimi, però una confezione un po' meglio la potevano fare, voglio dire. Cioè, non mi è mai capitato che mi cola il prodotto dal tappo, e quindi dal polso. Cioè, quindi sta lì. Lì ci sta anche questa crema illuminante, questa base illuminante di Debbie, che vi avevo proposto come fondotinta, come base illuminante, come primer, tra tutte queste tre opzioni che insomma promette questo prodotto. È da considerare il primer, perché come base illuminante non mi ha entusiasmato più di tanto, insomma, non ho notato questo certo miglioramento nel viso, mentre con la Fusion Beauty sì. Come fondotinta ho provato ad utilizzarlo, però non copre assolutamente niente. Dovete comunque andare a mettere il correttore, non, purtroppo. E un'altra cosa che non mi piace è che è un po' acquetta come prodotto, faccio vedere. Non è cremoso, è abbastanza acquetta, vedete? Cioè, ci vuole tempo per stenderla. Però come primer è ottimo, mi fa durare a lungo il trucco, l'ombre, cioè mi fa durare a lungo il trucco, o blush, eccetera, eccetera. C'è questo leggero sbrilluccichio che potete vedere sulla mano, ma sul viso sinceramente non l'ho avvertito proprio. Per questo, insomma, sta nei nì. Però come primer è ottimo, e dato che comunque mi sta finendo poi il Fusion Beauty, lo utilizzerò come primer, che mi ci sono trovata bene, per questo sta nei nì. Adesso passiamo ai promossi. Allora, tra i promossi c'è, senza dubbio, lo smalto della Rimmel il Pro, o Rimmel London Pro Professional Finish, ed è davvero come promette. Cioè, non l'ho indossato sui piedi, ovviamente non è che vi inquadro il mio piede, però mi è durato tantissimo. Cioè, ce l'ho ancora, non si è scalfito, non si è tolto assolutamente. Sembra che ho il gel sui piedi, tanto è vero, un sacco di gente mi ha chiesto ma se facevo il gel anche sui piedi, perché sembra, fa davvero un bel effetto, un effetto gel. E ho detto no, sinceramente lo smalto della Rimmel, che tra l'altro quando l'ho acquistato io c'era la promozione che ne regalavano un altro in omaggio. Ovviamente quando l'ho acquistato io, perché io vado prima che arriva la roba, la ragazza di Acquestamoni ha fatto: senti, l'omaggio da darti non ce l'ho, ripassa e ti do l'altro smalto. Sono ripassata l'altro giorno ed avevano consegnato anche lo stand. Ovviamente gli smalti non potete scegliere il colore, ovvero potete scegliere il colore, ma solo quelli che vi indica Rimmel. Ad esempio, io ho preso, vedi, lo chiama Subito per te. Ecco qua. E io ho preso il 400 Blue Vogue, che è un blu scurissimo, quasi nero, perché lo indosso per i piedi. Spero che me lo inquadra. Ecco qua. Ho scelto questo qui, è un blu molto scuro. Poi mi è piaciuta tantissimo la resa di questi smalti, perché durano tantissimo. E anche l'applicatore, perché si stende facilmente, perché ha un applicatore più grande rispetto agli altri smalti. E poi tra l'altro ho pagato 3,90 € o 2,90 € e mi hanno dato due smalti, quindi è ottima come offerta. Questa offerta qui la trovate da Acquestapone e non so da che altra parte. Io lì lo, Madonna, ragazzi, sto schiattando. Oh, io lì l'ho trovato, insomma. E questi due qua, promossi.
Promuovo anche il deodorante di Tesori d'Oriente che vi ho fatto vedere negli acquisti, sì. Ha un odore stupendo, dura tutto il giorno, anche con questo caldo, non, cioè con tutto che sudo, non puzzo. E ha un odore davvero estasiante, fiori di loto. L'ho pagato 2,50 € per una confezione di 150 ml e mi ci sono trovata bene e lo ricomprerò sicuramente perché mi piace, è da davvero una protezione di 24 ore, come indica qui sulla confezione. Davvero ottimo. Poi, tra i promossi c'è anche lo shampoo di felce azzurra che ha comprato il mio pavone, questo qua delicato, per uso frequente. Questo shampoo, ragazze, allora, innanzitutto l'odore di questo shampoo lo sentite anche quando i vostri capelli sono sporchi, cioè io li sento che odorano di felce azzurra. Ah, che bello! Anche quando i capelli, insomma, sono sporchi, sono passati diversi giorni dallo shampoo, voi comunque avete questo bellissimo odore di talco e i capelli ve li lascia morbidi. Io l'ho provato ad utilizzare anche senza balsamo, i miei capelli sono morbidi e mi stupisco perché comunque è uno shampoo che è economico, non è specifico assolutamente per niente, non è per capelli grassi, non è per capelli secchi, non è per assolutamente nulla e mi ci sono trovata bene. La formulazione è particolarmente adatta alla lavaggi frequenti, si prende cura con dolcezza dei tuoi capelli lasciandoli morbidi e delicatamente profumati grazie all'inconfondibile profumo di felce azzurra. E devo dire che i capelli sono davvero morbidi, anche ora che ho i capelli tutti sudati che fanno schifo, io comunque avverto il profumo di questo shampoo e sono rimasta basita perché se non sbaglio qui sopra il prezzo mio padre l'ha pagato tipo 1,50 €, c'è tantissimo prodotto, è 400 ml di prodotto e sono rimasta davvero stupita, mi piace tantissimo, infatti ho detto oddio mi sono sporcata. Che dovete sapere, tutto live questo, che io sto in pantaloncino, ovviamente non mi alzo per non farvi vomitare, però mi sono spiaccicata tutto il gloss sulla coscia. Che bello. E niente, vi consiglio di acquistarlo, costa pochissimo, mi ci sono trovata davvero bene, pure mia sorella ha detto che è ottimo, gli piace tanto, quindi ho chiesto insomma opinioni per i vari tipi di capelli, perché mia sorella ha capelli completamente diversi dai miei. Ve lo consiglio pure per provare, 1,50 € possiamo provarlo, insomma. Promuovo il correttore della Essence, attenzione, non è perché una ragazza, se non sbaglio, mi ha scritto che io bozzo prodotti che non sono capace ad usare. Allora, cara, che ha detto che noi, cioè anche un'altra ragazza che mi ha detto, oh, hai ragione, anche io mi ci sono trovata male con questo correttore. Prima di tutto promuovo la parte marroncina, ma non lo utilizzo come correttore, ma lo utilizzo come illuminante per l'arcata sopraccigliare e per definire, insomma, le sopracciglia quando me le faccio con le liner, cioè tutti i giorni. Ne passo un poco qui e un poco qui sotto, quindi non lo utilizzo come correttore, però vorrei dire alla ragazza che non siamo stupide, sappiamo come si utilizzano i correttori colorati, il verde, il rosa, cioè lo sappiamo, il rosa serve per attenuare le occhiaie e sopra ci dobbiamo ripassare il beige perché di certo non ci lasciamo la luna rosa in faccia, però evidentemente questo correttore con tutto il correttore color carne da sopra lascia comunque l'alone, mia cara. Detto questo, lo promuovo soltanto per illuminare l'arcata sopraccigliare, anche perché lo trovo molto comodo, perché prendo il pennellino, lo prelevo dal packaging e ce lo passo sopra per le sopracciglia, insomma. Quindi promuovo questo qui, tra l'altro sono contenta perché lo sto smaltendo, infatti si è abbastanza scavato, non so se potete vedere, sì, e quindi così lo butterò finalmente e non lo ricomprerò più. O lo ricomprerò soltanto per questo sistema qua, solo per questo. Promuovo il latte per il corpo con olio d'argan e latte di iris di Bottega Verde, mi ci sono trovata davvero bene, ha un profumo estasiante, vi dura tutto il giorno e sono rimasta piacevolmente colpita da questo prodotto, sicuramente comprerò il full size, questo qui è il nutriente ed addolcente, tant'è vero quando è stato il compleanno di mia nonna che lei gli piacciono insomma questi profumi e cosa, ho trovato soltanto il deodorante di questa linea qua, gli ho preso il deodorante, gli è piaciuto tantissimo perché ha un odore stupendo, davvero stupendo.
Io adoro questa crema, bellissima, e molto fresca, tra l'altro è stata un tocca sana per questo caldo, davvero. Mamma ragazza, che caldo. E quindi la promuovo, è finita purtroppo. E voglio andarla a ricomprare. Tra l'altro, Bottega Verde mi ha inviato uno sconto del 60% perché dice che non li vado mai a trovare. Però purtroppo lavoro, non ho un bel tempo. Al limite, ci mando il mio fidanzato che lavora, cioè dove sta lo store di Bottega Verde a Pastena. Quindi mando lui. E niente, promosso. Provo anche il bagno latte di Bottega Verde all'estratto di mandorla, è buonissimo, idrata moltissimo la pelle, ha un profumo stupendo, bello bello, e tra l'altro dura tantissimo questo profumo, infatti dura molto sia il profumo di mandorla sia la crema, e assieme non lo so, creano un profumo davvero bello, intenso, mi piace tantissimo. Mamma, sto girando un video, mi piace tantissimo e voglio ricomprare insomma il full size di questa qui, infatti voglio approfittare di questi sconti proprio perché su tutta la spesa c'ho il 60% di sconti qui, fino ad agosto se non sbaglio, non mi ricordo. Comunque lo comprerò sicuramente, mi piace. Un altro prodotto che io stradoro, sono andata a chiedere in giro per tutta Salerno, ma non lo c'era nessuno, è questo olio di argan per capelli della Deep Shine Oil Rusk. È un olio americano all'argan, ha un odore completamente diverso dal Moroccan Oil, per me è 100.000 volte meglio questo come profumazione. Come prodotto è meglio il Moroccan Oil perché il Moroccan Oil è anche messo con i capelli asciutti, dà lucentezza ai capelli, li rende morbidi, però non dà l'effetto in sporco. Questo qui l'ho applicato sia sulle punte, un po' qui che avevo i capelli secchi, l'ho applicato soprattutto perché mi piaceva tanto il profumo. Quando mettete questo olio, i vostri capelli hanno un odore buonissimo. E non mi è piaciuto perché mi ha ingrassato moltissimo la cute, sembrava che avevo insomma l'olio in testa. L'olio in testa. Come sono simpatica, cioè nel senso che cioè che erano veramente sporchi, sembravano sporchi di chissà quanti, di una settimana per dirvi. E l'unica pecca di questo prodotto, però io lo promuovo per il profumo, perché ragazze, ha un profumo buonissimo, oh, buonissimo. Infatti cioè, vado su eBay, me lo vado a comprare su eBay perché solo in America lo si trova, se non sbaglio lo spediscono pure in Italia. Scusate ragazze, ma grondo. E niente, se qualcuno di voi, il suo parrucchiere, utilizza questo prodotto, compratelo perché ha un odore buonissimo. Al limite ve lo mettete soltanto quando dovete asciugare i capelli, che con i capelli qua, se lo dovete mettere per asciugare i capelli, non vi fa l'effetto sporco, solo da capelli asciutti, mentre Moroccan Oil, sia con asciutti che con bagnati, ha sempre una bellissima resa. E quindi promuovo questo qui, che è un campioncino che mi hanno dato al Cosmo, però se sapevo me ne prendevo una carretta, insomma. Vabbè. Poi promuovo le strisce dell'alio crema per viso. Non sapevo che l'alio crema facesse le strisce. L'altro giorno sono andata in un negozio di detersivi, li ho trovati a 2,50 euro, sta ancora il prezzo. E devo dire la verità, mi ci sono trovata bene, sono molto delicate, strappano bene via i peli, e con miele, olio vera e olio di mandorla. E tra l'altro all'interno trovate due bustine con l'olio per idratare insomma la pelle. Dopo la cera, e ve le consiglio perché ce ne sono davvero tante. Vi faccio vedere come sono fatte. Vedete? Prendete la forbicina, tagliate o riscaldate con le mani e le utilizzate. Insomma, hanno anche un buon profumo. Mi ci sono trovata davvero bene. Come si strappano via i peli, quelli lì della Vet non li strappa nessuno, quelli lì rosa che ho fatto stavano nel nì perché mi hanno scippato anche la pelle. Però devo provare con il talco. Ora ho trovato questi qui, una ragazza mi ha consigliato di mettermi prima il talco e poi strepparmi i baffi, insomma, e proverò, vedrò, magari quando mi finiranno queste comprerò quelle perché davvero strappano via tutto. Qui mi rimane qualche peletto, lo tolgo via con la pinzetta, non è un problema. E
E niente, le promuovo anche perché non mi aspettavo che Leocrema facesse dei prodotti del genere. Io la conosco per le creme mani, ma non per strisce depilatore, sinceramente. Tra i promossi c'è questo fondotinta della Rimmel che purtroppo ora sto avendo difficoltà ad utilizzare perché davvero fa troppo caldo. Questo è un fondotinta cremoso, ne basta davvero poco perché è super super idratante, vi voglio far vedere. Ne basta pochissimo, ragazze. Una quantità così, vi faccio vedere, va bene per stenderla su tutta questa parte qua. Cioè, ne basta pochissimo, è idratantissimo ed è molto molto luminoso. Io comunque ci passo sopra una cipria perché comunque mi fa l'effetto lucido che non mi piace. E la mattifico un po' il tutto. Ce l'ho qui. Purtroppo questa luce non si vede una mazza, però è sera, ragazze, sa, sono in mezzanotte e 46, quindi... Vedete, ce l'ho qua. È molto molto luminoso, ha un odore davvero bello, mi piace tanto. Poi ha tipo delle pearlescenze all'interno, molto bello. Purtroppo per il caldo non riesco proprio ad utilizzarlo, cioè ci ho provato pure ma non ce la faccio. Preferisco utilizzare un fondo minerale o una BB cream o tatta così perché a me non ce la faccio proprio. E lo promuovo, non è un cattivo prodotto. Io ho il Wake Me Up, questo ha anche la protezione 15, il 203 True Beige, già ve l'ho fatto vedere tra gli acquisti. È un fondotinta illuminante anti-fatica. E poi tra i promossi c'ho anche la matita di Debbie, mi piace tanto perché ha un effetto stupendo. Sì, effetto bagnato davvero, non ho mai visto una matita del genere. Infatti, quando arriveranno le colorazioni da quel sapone, perché per ora le abbiamo finite, questa qui è la linea Debbie e Pencil Glossy. Eccola qua. E questa qui che ho io è la numero 9 o 6, non saprei. Comunque questa qui è questo bel viola che sembra matte, però fa davvero un effetto glossato bellissimo. Ci ho fatto anche un tutorial con questa, l'ho utilizzata come eyeliner, mi piace tanto. Nella rima interna l'unico difetto che ha è che dopo un poco vi cola un pochettino. E vi consiglio di sfumarla ben bene anche fuori e metterne davvero poco perché scrive tantissimo all'interno della rima interna. All'interno della rima interna, vabbè, è tardi ragazzi, abbiate pietà anche perché questo caldo mi sta rincoglionendo. E scrive davvero bene e ne basta poco. Infatti, l'ultima volta che l'ho utilizzata ci ho fatto solo una passata e non l'ho messa perché sennò col caldo mi si scioglieva. L'unico problema di questa qui, essendo molto morbida, è questo. Come liner è perfetto, cioè, perfetto, niente da dire. Ho un altro prodotto promosso ed è l'ultimo. Al limite vi do una piccola anticipazione. Ho pensato. Guardate il sudore, guardatelo. Guardatelo. Guardate. Promossa la cipria della Covermark, è una cipria fantastica, l'ho pagata pochissimo e quando metto questa cipria, poi mi piace perché premo il pulsante, tac, e c'è questa spugnettina che io non ho utilizzato, però mi piace, è carina, per bellezza insomma, ed è davvero ottima, rende la pelle liscissima, ed è anche abbastanza, luminosa. Non si vede, qui dà un effetto più netto. Ora la metto sul fondotinta, vi faccio vedere l'effetto, sperando che la luce me lo permetta, però mi sa di no. Poi palmata col dito, messa col dito. Questa è la colorazione 01. Vi faccio vedere, questo è l'effetto, metto. Purtroppo non si vede uno schifo, non si vede.
suocero, molto mattificante e luminosa. Se non sbaglio, comunque, quando l'ho acquistata vi ho fatto vedere il prodotto, la resa del prodotto, mi piace tanto. Ora però mi sono fissata con quella cipria della Essence perché deve finire. E niente, ragazze, visto che il video è lunghissimo, chi ce la farà a vedere questo video, gli farò una statua. Vi do una piccola anticipazione su quello che vi ho comprato a voi per premiarvi perché ho visto il video fino alla fine. E come anticipazione vi faccio vedere questa. Questi qui saranno nel giveaway prossimo. Sono bellissimi, io appena li ho visti ve li ho presi. Sono davvero troppo troppo carini, così anche le ragazze che volevano il colore azzurro tra i premi hanno un qualcosa di azzurro. Questo ovviamente è l'orecchio, non so se penso che avete capito, però c'è anche il colore azzurro magari per quelle ragazze che gli faceva piacere avere qualcosa di azzurro. E sono questi qua. Poi chiudo e vi farò un video a parte. E niente ragazze, perdonatemi per la durata di questo video, c'è chi li apprezza e chi no. Vi mando un bacio, non vi rubo altro tempo. Ciao ragazze!